40 anni sono una tappa importante, ma anche tu sei una tappa importante. No, aspetta, forse devo essere più politicamente corretto negli auguri? Vabbè, comunque, auguri. Allora, 29 novembre 2020, finalmente sono arrivati i 40 anni, anche per te. Tanti auguri. Allora, un episodio divertente di Claudia, che poi non ho capito perché devo partire prima io, vabbè. Allora, Tanto Michela Magni, quindi. Michela sta mangiando intanto, un episodio divertente. Allora, mi ricordo quando raccontavate che facevate i combattimenti. Li facevo io, Claudia guardava. Ah, Claudia guardava, vabbè, non mi risulta, però vabbè. Questa storia che ha partecipato agli europei di Savata non è vero. Ah, non è vero. Scusa, ma stavo facendo il video, non ti puoi fare gli affari tuoi, dai. Aspetta, com'era l'episodio? Che ora non me lo ricordo. L'episodio è che io ho preso un pugno sul naso, quello dell'arbitro ha chiesto se chi era il Ah, maestro che Claudia si è data. l'arbitro ha chiesto, L'ho appena ma chi raccontato. era? Sì, no, va raccontato bene però. Ma chi è questo? Sono stato circonciso, ma io devo sì. Ciao Michela, faccia a Claudia, fagli gli auguri. No, l'arbitro ha chiesto, ma chi è questo qua, sto tizio? Perché voi stavate, penso, a gareggiare insieme, no? No, lei guardava. Ah, lei guardava e tu menavi, vabbè. No, io venivo picchiato. Vabbè, dai, stiamo a durare troppo sto coso. Sto a durare un poema. E tu gli hai detto, ma chi lo conosce a questo? Quindi a me sta cosa mi fa troppo ridere, capito? Vero Michela? Ciao Claudia, tanti auguri. E da qui mi ricollego anch'io perché mi è stato chiesto che cosa mi ha colpito di Claudia. Allora, un calcio qui, un pugno qui sulle costole che mi fanno ancora male e poi basta perché c'aveva la conchiglia, ma pure da qua parte aveva puntato. Era partita con un calcio stile mamma mia. Brr. Vabbè, tanti auguri! Perché mi hanno dato questi? Auguri! Fai ciao! Fai ciao! Ciao Claudia, oggi è il tuo compleanno, 40 anni. Volevo dirti che sei una figlia bellissima e speciale. Auguri Claudia! Ciao nipotina del cuore, ti voglio tanto bene. Tanti auguri! Claudia l'ho conosciuta nell'ormai lontanissimo 2004 perché mi iscrissi a un corso di arti marziali e lei faceva già parte degli allievi veterani più esperti. Io ero un ragazzino, avevo 15 anni e infatti proprio per questo nei primi anni non ci siamo così tanto frequentati. Poi crescendo, diciamo che i nostri stili di vita si sono più allineati. E abbiamo fatto da lì tante cose insieme, dal cinema al sushi, alle mostre, alla famosissima mostra delle arti marziali, competizioni stesse, sportive, e fino poi al giorno più emozionante che è stato il suo matrimonio. E niente, di tempo ne è passato tantissimo, di cose ne sono cambiate tantissime. Ora lei ha raggiunto un traguardo di età piuttosto importante e quindi niente, l'unica cosa che si può dire per quanto semplice, tanti tanti auguri Claudia. Allora, parliamo un po' di Claudia. Allora, io l'ho conosciuta che avrà avuto all'incirca 16 anni, credo, forse, se non ricordo male, ma ormai sto a far vecchio rincoglionito, quindi la memoria può essere anche così. Che può andare, già non mi ricordo manco che cazzo vuoi, figura posso. Allora, che te posso dire? Era timida, lo è tuttora. Era simpatica, lo è tuttora. Una ragazza di cuore, lo è tuttora, quindi è rimasta sempre fedele a se stessa. Ed è questa la qualità di Claudia, è sempre se stessa nel corso del tempo, nel corso degli anni, cioè non so quantificare quanti anni sono passati, è sempre così. Dai, Claudia, continua così. A 40 ci sei arrivata una favola. Dai! Ammiriamo moltissimo la tua capacità di, diciamo, adattarti ai cambiamenti e alle nuove cose che la vita ci mette davanti. Io sono una persona che non si adatta ai cambiamenti, cioè mi piacciono, ma ci metto davvero tantissimo a prendere atto e ad adattarmi alle nuove cose. Invece,
Beh, cioè tu sembra che ci riesca in maniera davvero semplice, invece ci vuole davvero tanto 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 coraggio. E questo l'abbiamo visto anche nel tuo nuovo blog di ricette, nelle tue nuove idee come influence inquiry, scusa se l'ho detto male, non so di sgridare. Ma poi tutti gli altri post che metti su Facebook, sì. Romeo disarchia page, ogni volta mi fa fare 2 miliardi di risate che ovviamente poi me le rivendo per conto mio. Sì, vabbè, Alessandra, devi sapere che entra su Facebook una volta ogni 3 anni, quindi fondamentalmente è rimasto come un sacchio peggio. Sì, sì, c'è, però ci sono state tante altre cose. Claudia devi essere fiera di essere una donna da un carattere forte e il fatto anche che sei anche una persona resiliente. E l'ho visto durante il lockdown quando caricavi video tra quelle tue ricette o altro. Sono contento di averti come amica perché sei una persona positiva e allegra. Ti auguro tanti auguri e dai, e ci vediamo presto. Io ammiro te molto perché sei una persona sempre solare che aiuta chiunque quando ha bisogno di aiuto e che raggiungi sempre tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere tu e non lasci mai le cose a metà e insomma, come per esempio il corso di pasticceria che hai fatto e che hai fatto bellissime torte anche per noi, per la comunione, queste cose qua erano bellissime, grazie a proposito e non solo, anche ammiro te perché appunto adesso hai creato questo nuovo blog che è carino, l'ho visto e insomma dedichi molto tempo a questo. Una caratteristica positiva di Claudia che potrebbe essere? Beh, sicuramente è sorridente. Sì, ride un sacco. Ride un sacco, pure senza motivo, ma ride. Esatto. Quello pure io. Anche le sue stesse battute. Ecco, hai capito? Sa canta e sa suona praticamente. Va bene. Un ricordo che ho con te è quando ero piccola che ti chiamavo Zia Guaglia, appunto, perché non riuscivo a dire Claudia. E niente, tutti ti hanno guardato male, hanno guardato male me perché ti avevo chiamato così. E insomma io ti ammiro anche per il fatto che prima facevi le arti marziali, a me piaceva un sacco sentirti parlare magari di queste cose qua e io trovo tipo fighissime le cose delle arti marziali e queste cose qua e insomma tanti auguri zia e speriamo di rivederci presto. Ricordiamo un fatto di zia Claudia, che possiamo ricordare? Io di... Lui non lo sa, ma io lo posso sapere perché giustamente ci ho fatto l'infanzia. Buraccia Claudia, però insomma va bene. Allora, che posso ricordare? Posso ricordare che ne so, quando stavamo a pranzo e a cena insieme a tavola, buraccia, perché io gli fregavo sempre la roba da mangiare, cioè lei non mangiava niente, niente proprio. E quello no, e quello no, e quello no. Io invece mangiavo pure il tavolo per le sedie. Quindi che succedeva? Che praticamente io stavo lì come un avvoltoio vicino a lei. Quando finiva la pasta rimaneva il sugo sotto. E facevo, hai finito? Hai finito? Hai finito? E lei, sì, il bagno. E mi chiamava se chiude la monnetta. Vabbè, comunque, però, insomma, poi tante altre cose, tanti giochi in campagna, e giochi con le Barbie, ogni tanto sì, forse qualche schiaffetto partiva, però insomma... Perché un po'... La solita litigata tra sorelle. Sì, certo. Claudia, auguri! Uè, milanese, tanti auguri, 40 anni, fra un paio d'anni te riprendo, anche se sbarbato, ne dimostro anche 16-17, diciamo. Claudia, tanti auguri, per i tuoi 40 anni, vado a fare i tuoi, perché poi cominci a 41, 42, 43, fai presto, 40 anni, una quarantina ogni giorno, vabbè, c'hai dolore ogni mattina. Ciao Claudia, tanti auguri.
Auguri, cuginetta mia, benvenuta negli Anta. Un bacio grande, grande, grande. Ti vogliamo bene. Auguri, auguri. E poi vogliamo lasciare un messaggio, diciamo, personale a Claudia, quindi io, per quanto mi riguarda, ti posso dire che dopo 40 iniziano a ciacchi. Quindi comincia a comprare copertina, scaldamuscoli, fa come cazzarola da fare, mettete sedere sulla poltrona, fa l'uncinetta, la maglietta e sta buona. Ok. Adesso con i punti. Invece mi manchi perché non ci vediamo da molto, stai sempre su a Milano e ci sentiamo poco, però spero che possiamo risentirci dopo tutta questa situazione e poter più che altro rivederci. Purtroppo quella situazione non si può fare, però prima o poi si tocca. Ok. E quindi niente, l'unica cosa che possiamo dirti adesso è auguri Claudia! Ciao! Ciao! Amore mio, questo 2020 ce l'ha messa veramente tutta per farci sentire isolati e dispersi. Perciò è fondamentale potersi rispecchiare nelle persone che ci amano e che hanno stima di noi. E noi ci tenevamo tutti a farti sapere che sei una parte importante del nostro mondo e molte persone sicuramente vorranno unirsi a questi auguri per te. Perciò in questo 2020, per i tuoi 40 anni, tanti auguri, Micia.